E bella a tutti ragazzi, qua Pane, bentornati in questo nuovo video qui sul canale del JTF Clan. E quest'oggi ragazzi, il gameplay che vi portiamo è stato effettuato dal nostro buon JTF Scroton. Anzi no dai, soltanto Croton che poi si offende e piagne dalla mamma. E niente, si tratta di 75 gunstreak effettuate su dominio con il CUDA. Ovviamente la classe non ve la so dire perché le generalità del gameplay sono generalità. E quindi niente, se vi interessano particolarmente chiedetele nei commenti, che magari non vi assicuro niente, perché comunque negli ultimi video è anche capitato che nessuno scrivesse niente. Comunque chiedete a Croton nei commenti che forse vi risponderà. E niente ragazzi, è stata effettuata sulla mappa Nuketown. Nuketown che tra l'altro è il mio unico grande risentimento dell'aver comprato Black Ops 3 per PlayStation 3, perché purtroppo, non so se lo sapete, Nuketown per la 3 non c'è, per All Gen non c'è. È veramente uno dei miei più grandi risentimenti, perché la sto vedendo spesso, ovviamente, perché si vedono tanti gameplay su Nuketown e mi piace veramente tanto, quindi un vero peccato. Mi sarebbe piaciuto tanto giocarla su tre COD diversi, che avrei fatto i peggio video, però purtroppo non posso, mi dispiace. E niente ragazzi, quest'oggi sono a farvi questo commentary con il fiato sul collo, se così si può dire, anzi forse di più, perché praticamente Milan mi ha chiesto se potevo fare questo commentary oggi pomeriggio. Io ho detto sì, però te lo faccio stasera, perché oggi pomeriggio ero in giro, e adesso in questa mezz'ora in cui sono in casa, prima di uscire ancora, faccio il commentary. Voi non avete idea ragazzi di quanto sia difficile fare commentary in queste situazioni qua. Poi ragazzi, tra l'altro sono qui in casa con i miei genitori, che è ancora più brutto, no? Perché chi fa video su YouTube lo saprà che registrare con i genitori che ti possono entrare in camera da un momento all'altro è veramente una cosa fastidiosissima. Io tuttora ho una paura che qualcuno mi entri in camera, che mi senta fare questo commentary, che non potete immaginare. E detto questo ragazzi, direi che possiamo iniziare con l'argomento del giorno, che è una mia esperienza personale, che ne avevo già accennato a qualche video ai tempi quando era successo, però non ne avevo mai parlato bene. E oggi vi voglio parlare proprio in un video dove vi racconto questa mia esperienza in aereo, che è stata veramente una cosa terribile, ma terribile a dir poco, perché praticamente stavo tornando a Milano, cioè sì, non a Milano, abito a Parma, non a Milano, però comunque l'aereo arrivava a Milano, ed ero a Mykonos perché ero stato in Grecia, non a Mykonos, in un'isola lì vicino, però ho preso il traghetto ed ero arrivato a Mykonos per prendere l'aereo. E niente, arriviamo lì, ci viene avvisato, appena entriamo si sente l'avviso che il nostro volo sarà in ritardo di 2 ore. Noi siamo entrati lì che erano le 6, ecco, quindi 2 ore saremmo dovuti partire alle 8. E niente ragazzi, allora comunque ci mettiamo in fila per fare il check-in, per consegnare i bagagli. E praticamente guardiamo sul cartellone e non c'è scritto la partenza per quel volo alle 8, c'è scritto delayed, non 8:00 ma bensì 23:55, quindi ragazzi saremmo dovuti partire a mezzanotte. Quindi in tutto questo, in tutto casino, siamo dovuti salire sull'aereo a mezzanotte. Allora niente, verso mezzanotte meno 20, no, meno 30 anche, aprono il gate e facciamo per entrare al gate. E entrati al gate ci viene detto che l'aereo partirà in ritardo di un'altra ora. E niente, aspettiamo un'altra ora, si fa l'una e un quarto, e finalmente l'una e un quarto riusciamo a salire sull'aereo. E una volta saliti sull'aereo, il primo avviso che ci viene detto dal comandante, ovviamente in italiano perché c'erano soltanto italiani su quel volo, scusate la tosse, mamma mia, bruttissimo. E niente, il primo avviso che ci viene detto è che non si sa se l'aereo riuscirà a partire, perché praticamente c'era una pressione talmente forte, un vento che soffiava contro l'aereo, talmente forti che non sapevano se sarebbero riusciti a decollare. Adesso il problema ragazzi non è tanto questo, il problema è che Mykonos ha la pista dell'aereo che dà sul mare, quindi ragazzi se l'aereo non si fosse riuscito ad alzare saremmo volati in mare, saremmo probabilmente morti tutti. Quindi ragazzi è veramente un avviso bruttissimo da dare a della gente che sta sul tuo aereo. E niente, alla fine ragazzi siamo riusciti a partire, verso le 2 è partito il volo. E niente, alla fine tranquillo tra virgolette, perché c'avevo un'ansia addosso, e tutte le persone, c'erano persone che piangevano ragazzi, voi non avete idea, persone che piangevano, una dietro di me ha chiamato la madre dicendogli che non sapeva se sarebbe mai riuscito a tornare a casa. In quel momento io sono completamente sclerato, poi anche il padre di mio amico veramente non ci vedeva più, però lo posso capire perché è stata una delle situazioni più brutte della mia vita. E alla fine partiamo, niente, e il volo tranquillo, alla fine a parte qualche turbolenza, però vabbè, normale, perché comunque all'inizio in Grecia c'era veramente un vento che
che era una cosa incredibile quel vento lì, sentivo l'aereo che ballava tutto, poi vabbè, siamo arrivati più o meno in Italia, penso fossimo sopra l'Italia, e tutto tranquillo, alla fine verso le 3, 3 e mezza arriviamo a Milano, Malpensa, e solo che praticamente che cosa avevano fatto per far riuscire ad alzare l'aereo? Avevano diminuito il peso, come avevano diminuito il peso lasciando tutte le nostre valigie a Mykonos. Quindi ragazzi, in tutto questo non sono arrivate neanche le valigie. E niente, alla fine ce ne siamo andati a casa tutti tristi perché è stata un'esperienza brutta. E niente, poi alla fine dopo qualche giorno sono arrivati finalmente i bagagli, però veramente un'esperienza bruttissima. Ragazzi, vi dico anche la compagnia per sconsigliare ai vostri genitori, non viaggiate mai con Meridiana. Meridiana è proprio una croce sopra e non prendetela mai. E niente ragazzi, spero comunque che tutto questo vi sia potuto interessare, io spero che il video vi sia piaciuto, siamo arrivati anche questa già alla conclusione, anzi in realtà mancano 30 secondi, però non so come occuparli, quindi direi che chiudo anche 15 secondi prima. E niente ragazzi, vi invito come al solito a passare da tutti i link in descrizione, Facebook, Twitter e tutto quello che c'è, da Opage anche se ci sarà in descrizione, vi invito a passare dal canale di Croton, scusate, li confondo sempre, lol. Se vi è piaciuto il gameplay, passare dal mio canale, se vi è piaciuto il commentary, ci terrei veramente tanto che passassi dal mio canale perché sono quasi arrivato a 1500 iscritti, sono veramente contento. Niente, qui da Pane è tutto, ci vediamo al prossimo video, arriviamo a 500 like, bella. Il GTF, ti ammazzati, ti sparati. Quando arrivo devi farmi passare.